Allora, buongiorno, qui siamo a Villa Bruno ad un evento organizzato da Idea Cioffi, un evento sulla donna e soprattutto sulla solidarietà. A fianco a me ho il grande Antoine. Grazie. Allora, grazie intanto per essere venuto. E tu porti la tua arte un po' ovunque e ami la tua musica come per ogni artista ama per quello che fa. Per la solidarietà, ecco, tu cosa ne pensi? Ma penso che bisogna tutti quanti, nel piccolo nel grande, stare vicini quando la nostra musica, voglio dire, qualsiasi cosa può servire a qualcosa, a qualcuno, che ben venga, io sono sempre presente, perché bisogna farlo. Poi in questo caso si parla delle donne, quindi voglio dire è un motivo veramente valido per cui sto qua. Antoine, ti voglio chiedere, ho fatto anche questa domanda a varie associazioni, a varie persone, qualche aneddoto che ti ha colpito durante la tua carriera artistica? Parlo insomma sempre nel sociale. Guarda, io voglio dire che io nel 2000 ho fatto una canzone che si chiama Storia di una lacrima, perché io prima di fare il cantante facevo lo speaker di radio e mi telefonava su una radio una ragazza la quale era stata violentata e continuamente ci chiamava in radio e voleva un aiuto perché lei non riusciva praticamente a dimenticare questa brutta avventura. Comunque alla fine la ragazza si è suicidata ed io nel 2000 ho scritto una canzone che si chiama Storia di una lacrima, che ho scritto con Maurizio Bolu, abbiamo fatto un video con la regia di Carlo Cercilla, con Imma Vina, degli attori importanti. E voglio dire, questo momento della mia vita è stato un momento toccante, anche artisticamente, perché me lo porto addosso da 34 anni, voglio dire. E quindi quando sento parlare di questo, non voglio dire che io abbia anticipato un po' i tempi, però voglio dire che soffro questo dolore in una canzone mia. Allora, questo evento, si vede per come ne parli, ti ha segnato, te lo porti dentro da tanto tempo. E proprio per, insomma, prendo spunto da quello che stai dicendo, non è per farmi pubblicità perché poi io scrivo tanto, proprio da poco ho scritto un monologo proprio sulla violenza di una bambina, anche tra poco faremo un cortometraggio. Bene. Perché sono situazioni che non dovrebbero mai accadere, nemmeno più parlare. Poi quando appunto l'epilogo viene fatto con questi suicidi perché non riescono a sopportare questo dramma, questo che è accaduto, è ancora più grave, perché raramente si viene aiutati poco anche dalle istituzioni, o perché non si comprende realmente il problema, cioè diciamo quello che ha vissuto quella persona in quel momento, che se lo perché li segnerà per tutta la vita. Guarda, oggi voglio dire l'informazione è mediatica, quindi le cose arrivano subito. Però io posso dire che purtroppo, tra virgolette, questi disagi sono sempre esistiti, solo che prima erano erano comunque tra virgolette. Non uscivano fuori, ecco. Perché c'era la vergogna, diciamo, si aveva vergogna e la paura. Ancora più di quello che c'è oggi, e quindi per tante piccole ragioni. Invece oggi è diventato molto più pubblico e molto più aperto. I social ci danno da una parte una mano e da una parte invece non ce la danno. Quindi per questo motivo che se ne parla ancora di più. Questa cosa che veramente si è sabocciata in Davide, non esiste questa cosa. Allora Antoine, io ti ringrazio per essere qui stamattina, grazie a te per aver parlato anche di questo argomento molto delicato e poco piacevole, ma siamo qui anche per parlarne e per fare qualcosa. Quindi grazie.